Molti mi fermano per strada e mi chiedono: scusi, ha un euro per il carrello? Ma soprattutto mi chiedono come nasce il comico Vincenzo Albano. Bene, voglio rispondere in questo video. Sigla. Eccoci qua, bentornati ai miei iscritti, ben trovati ai nuovi che si stanno iscrivendo proprio adesso. Vi vedo, che state mettendo il mouse lì sul tasto iscriviti. Anche aggiornami sui prossimi video, ma sì, ormai, visto che ci siete. E mi raccomando, portate persone sul mio canale, perché ogni 10 amici che mi porterete avrete un ulteriore 10% di sconto sul prezzo dei miei video, che comunque è gratis. Dici, allora perché lo devo fare? Così, più siamo, meglio è. Volevo rispondere veramente a tutte e 12 le persone che mi hanno chiesto: ma come nasce Vincenzo Albano artista? Com'è che ti sono venute tutte queste battute? Qual è stato il tuo percorso artistico teatrale, magari? Ecco, oggi vi stupirò, perché io nasco... Cioè, innanzitutto, vabbè, nasco normale, normale. Ci sono tre tipi di parto: il parto normale, quello là che la mamma spinge, no? E il bambino esce e il padre sviene. Il parto intelligente, quello lì che nasci verso le 5 di mattina, le 6 di mattina per non trovare traffico, cordoni ombelicali, insomma. E poi c'è il parto cesareo, se sei vicino Lecce. Poi c'è il parto cervo, se non si sa bene chi è il padre, no? Poi c'è anche il parto moderno, la madre spinge, il bambino esce ed è su Instagram. Quant'è mio figlio? 3,8 kg? No, like. Come nasce invece a livello artistico Vincenzo Albano? Beh, io vi stupirò, nasco cantautore. troppo buono. Perché io ho iniziato subito a suonare, sin da piccolo, da quando ero così. Adesso suono così, praticamente suono da così. E poi suonando ho messo su il primo gruppo musicale, poi il secondo gruppo musicale, poi il terzo, il quarto. Ma non è che ci scioglievamo, no, ero io che venivo mandato fuori automaticamente. Fino ad arrivare a questo gruppo di cui voglio darvi una testimonianza audio-video. Guardate qui. Ecco qua. Vedete quest'uomo con una polo rossa? Con degli occhiali neri, capelli molto corti, una chitarra. Quell'uomo che si sta cagando sotto ero io. Quell'uomo, quel ragazzo, adesso. Quasi diciottenne e già calcavo i palchi. Quante calcate che ho fatto nella mia carriera. E queste erano le calcate a livello proprio musicale. Concerto in un liceo di Taranto, l'Archita, 1997. E il pezzo, l'avrete già riconosciuto, nonostante io abbia fatto di tutto per non farlo riconoscere, però il pezzo era One Vision dei Queen. Questa era la camicia che avvolgeva invece il tastierista, bellissima camicia davvero. Un chilo costavano 12.000 lire, credo. Questo era il bassista. Ecco, era bravissimo il bassista, faceva 5 note ma bene. E questo, chitarrista cantante eclettico. Guardate che l'inglese, E qui era già morto da 6 anni il mio professore d'inglese, Non lo masticavo molto bene l'inglese, lo mandavo giù intero, come potete notare dalla pronuncia. Questa era sempre la camicia con dentro il tastierista. Yeah, però lo dicevo bene. Yeah, era proprio... Ho fatto l'Erasmus per dire yeah. E qui, guardate il finale rock and roll. Dicevo, sono nato musicista cantautore, e questo era proprio un pezzo che ho suonato durante un concerto a Taranto, sempre nel 97, bellissimo concerto, bellissima atmosfera, e suonavamo anche noi, da qui capite che le selezioni, insomma, non c'erano. E con le amiche mi d'accordo. Vale nella stanza dalla parete di ricordi. Vale sopra il letto, guarda la soffitta. Parla con se stessa. Ma da fuori lei sta zitta. Queste canzoni proprio allegre. Chi poteva mai immaginarlo che avrei fatto il comico, La tristezza, proprio. Perché poi dicono, ma voi comici siete tristi, no? C'è questo falso mito. No, è vero, i comici sono tristi. Scherzo, non è sempre così, molti non sono comici. Questa era un'altra canzone, sempre del mio repertorio. Il gruppo si chiamava Eved. È più visibile il cartello del nome del gruppo che il gruppo stesso. Meglio così, perché quei cartelli ci sarebbero serviti poi a fine concerto, quando la gente ci avrebbe lanciato regali che venivano dalla natura. Ecco, questa è un'altra canzone proprio allegra. Qui intanto il cameraman si era un po' appisolato.
perché all'epoca non avevano ancora inventato i treppiedi per le fotocamere. È stata un'invenzione postuma quella. Mentre io sto solo qui e sto pensando a lei, perché io credevo di colpire, no, le donne con queste canzoni. In realtà no, in realtà no. Mi facevano, certo che tu hai sofferto, ciao. Ah, non solo cantautore, anche cantante con un testo bellissimo scritto da un paroliere napoletano e musica di Giancarlo Maccagnani, che saluto. L'amore caguagliona mia. Ma questa la farei sentire. Allora, io voglio stare basso. A 500 like pubblico la canzone intera Bodig sul mio canale. Questa su iTunes spacca, io ve lo dico. Spotify meno, su iTunes. Sentite questa storia di quest'uomo che dice non drogatevi, non drogatevi. Bellissimo messaggio, fra l'altro. Ma prova a non drogarti dopo questa canzone, è difficile, è difficile. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, 500 like e pubblicherò la canzone intera. Scrivetemi nei commenti se volete saperne di più di come sono arrivato poi a Zelig Colorado, perché in realtà ho un bel po' di robe da farvi vedere, ma per ridere di me e non con me. Al prossimo video, mi raccomando, ciao, iscrivetevi! Notato. Mi chiamano Padre Bio. E soprattutto Cuberetta. Salgo, Cuber Room, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta a conoscere tuo cognato. Ma non è come pensi. Rimaniamo scovamici.